Ieri finalmente è stato trovato l'accordo col governo sul CR8, diciamo, il comune di Napoli evita il dissesto e il fallimento, ma adesso, come lei ha già detto ieri, c'è la questione delle sanzioni da affrontare. Sì, ci hanno fatto molto penare, il tempo è stato troppo lungo, avevamo ragione sin dall'inizio, correttezza del presidente Gentiloni, abbiamo chiuso l'accordo, verrà formalizzato nei prossimi giorni. Questo ci consente di aver superato il primo tempo, cioè l'eliminazione del pignoramento che rischiava di far crollare da un punto di vista sociale ed economico la nostra città. Adesso lavoriamo per il secondo tempo, che è quello dell'eliminazione delle sanzioni ingiuste, che sono un paradosso, una beffa e l'ingiustizia, perché dovremmo pagare una somma equivalente del debito di oltre 100 milioni per CR8 ed emergenza rifiuti allo Stato che non li ha pagati, e quindi noi andremo a pagare una sanzione per un fatto che non abbiamo commesso allo Stato che non ha pagato il debito in tempo. Primo caso della Repubblica Italiana, un'ingiustizia talmente clamorosa alla quale Governo e Parlamento devono porre riparo, e c'è bisogno di una grande mobilitazione popolare per vincere il secondo tempo e quindi portare la città alla vittoria, e su questo siamo impegnati. Però adesso siamo soddisfatti perché grazie alla nostra tenacia, alla nostra determinazione, anche grazie alla mobilitazione a Montecitorio, a tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi, anche se con ritardo, dobbiamo riconoscere che tutte le nostre lotte erano giuste, questo accordo è importante e ci consente di non crollare e quindi togliere il pignoramento che soffocava da mesi le casse del Comune di Napoli. Per questo secondo tempo però ci sarà bisogno di aspettare l'insediamento del Parlamento e di... No, noi non ci fermiamo, per adesso lavoriamo con questo governo, già stiamo lavorando con questo governo, poi vedremo se è necessaria una legge, chiaramente col nuovo Parlamento, questo sì. Grazie. Grazie a voi.